Presto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buona domenica a tutti, Risto Radio Convento, la voce di Alex Angioletti. Siamo in diretta da questa bellissima postazione che è veramente sparata verso la piazzetta, che ieri sera era veramente pienissima di gente, come tutti i weekend del convento. Non sono da solo, sono in compagnia di Sandrino, che si trova in zona regia. Eccomi, ciao, sono in versione regia stasera. Quello che muove i cursori, ecco, alza su i volumi. Ecco, e poi dall'altra parte ci abbiamo su la presenza, quella abbronzata del DJ Callone. Buona domenica anche a te. Eccomi, buona domenica a tutti, bentornati. No, questo qui è lo spazio, il bicchierino per due, giusto? Un bicchiere per due. Un nuovo programma che abbiamo così ideato io e il mio collega Sandrino. Ok, allora, questo bicchierino per due, però noi siamo molto altruisti, devo dire la verità, perché andiamo a dividerlo anche con delle bellissime invitate. Degli ospiti, giustamente, e sono veramente uno sballo, perché oltre a essere belle come persone, che io insomma cerco di arrivare a casa, i nostri ascoltatori, hanno tre nomi che tutti con la S. Andiamo a conoscere. Dai. Buongiorno. Io sono Ines. Sì, classe. Buongiorno, sono Niovis. Ciao ragazzi, sono Giannis. È incredibile, ma vero ragazzi? Cioè, la S qui si era la padrona, no? Sì. Ditelo tutte e tre velocemente, una dietro l'altra. Ines, Giannis, Niovis. Si sono solo scambiati i posti, ma però si è incredibile. Capito. Incredibile. Sembra uno scioglio di lingua. Voi siete di quale parte del mondo arrivate? Cuba. La più bella è provincia di Cuba. Sì, però non è giusto, loro dicono la più bella, ma non ci hanno mai invitato. A Cuba vai, allora. Allora, volete? Sì, capito, quando volete. Non è che tu mi autoinviti. Noi invitiamo i voi pagati. Ci sono cinque voli al giorno. Voli al giorno che partono Malpensa, Havana. Avevo capito, cinque pasti al giorno. Allora sicuramente siamo stati invitati a nostre spese a Cuba. Bellissimo, questo qui era sicuro. Allora, che è già buono. Tanto siamo stati invitati. Poi si vedranno. Poi so che a Cuba, a Havana, insomma, si mangia pesce. Si prende pesce tutti i giorni. Pesce, aragosta, di tutto. Di tutto e di fresco, più. Appena pescato. Anche a Santiago de Cuba, sì. C'è tanto sole, c'è tanto caldo. E infatti vi vedo parecchio appronzate. Sì. Ma loro sono all'ombra, loro si mettono all'ombra, vero? 40 gradi all'ombra. Allora, perché in realtà noi cubane, quelle che siamo bianche, che abbiamo la pelle bianca, siamo fiere di essere bianche. Perché a Cuba la maggioranza sono ragazzi di colore nero, mulati. Sì, perché, quindi noi bianche ci teniamo a essere bianca. Pensa che giriamo per strada con l'ombrello, andiamo al mare e rimaniamo solo sotto l'ombrellone. Ecco perché mi guardi male. Cioè, praticamente le creme. Noi veniamo in Italia, vediamo voi italiani sempre a prendere sto sole, a rovinarvi la pelle. Diciamo, ma come mai? Poi capiamo che qua c'è poco sole rispetto a Cuba. Oggi è una giornata sei mesi d'inverno. Noi abbiamo l'estate tutto l'anno. Che fortuna. Per noi è estate tutto l'anno. Vogliamo parlarne? Vogliamo parlare anche delle scuole? Visto che estate è sempre tutto l'anno a Cuba. Sì. Non ci vanno mai sti ragazzini a scuola. Sono sempre in vacanza. C'ho da pescare il merluzzo, non posso andare a scuola. Merluzzo. Allora, andiamo a conoscere un attimo le nostre amiche, cosa fanno nella vita, se stanno nelle nostre zone. Sono tutte mie allieve. Tutte affezionate. Sono tutte mie allieve. Ines, tu cosa fai nella vita? Allora, io studio scienze umane, economico sociale, sono al quinto anno. Ok. Sta parlando difficilissima, È quinto anno. Sei fidanzata? No. Non fare queste domande. Per gli amici a casa che hanno appena scritto, erano curiosi. Quanti anni hai? 18. Quindi, è quinto anno. Allora, guarda bene, è arrivato già un messaggio. Sì, ciao. No, ma non mi interessa, io voglio divertirmi. Sì, ma ho capito, se fosse un miliardario, che facciamo, lo buttiamo via un miliardario? No, dai, potrei tenerlo in considerazione. Ecco, le faremo sapere. Allora, Ale, mettilo in attesa. Allora, le faremo sapere, miliardario, perché la Ines, insomma, potrebbe mettersi nel tavolo delle discussioni. Scusami, Ale, ha detto qualcosa che non ho capito. In amicizia vanno bene tutti gli uomini. Siamo molto solare. Sì, dopo che abbiamo appreso che noi possiamo venire a Cuba a nostre spese, abbiamo capito tutto. Abbiamo capito tutto, sinceramente. Allora passiamo all'altra nostra amica.
che si chiama? Gnovis. Se noi lo diciamo tutte le volte per gli amici a casa. Gnovis. Gnovis. Con la Gnovis. Oddio, povero microfono. Sì, prima elementare. Proprio microfono. P-I-P-S-I, sì. Cosa fai nella vita? A Cuba sono ragioniera, però questo titolo qui in Italia non funziona, non è valido. È convertibile? No. No. Vogliamo parlarne? Allora, sto facendo la scuola media. Ok. Come lavoro con una anziana bellissima, solarissima. Se passiamo il termine, che mi fa tanto piacere farla sonridere. Quindi ecco, non ci sono nuvole con l'anziana. No. Non c'era nulla di fantozzi con l'anziana. Che bello. La faccio sonridere. E passiamo al tris delle sei singolissima. No, mirami uomo lì. Miralo bene. Non ha letto il cartello vietato entrare Gnoris, fidanzati. Attenzione, non lo dire. Gnoris, non lo dire al cecchino, mira mio uomo. Guardalo. Te lo coppa. Scusa, non parlo bene l'italiano. Allora, continua ad andare a scuola perché non sai leggere. All'ingresso è scritto il cartello vietato entrare impegnati fidanzati, solo singoli. L'ho conosciuto qui al convento grazie a lui. Lui chi? Sandrino, l'ho conosciuto grazie a lui qui al convento. È colpa mia, ho fatto il cupido io. Ma tu non potevi andare a sistemare il bucato? È nata una bellissima storia d'amore, tra l'altro. Bene. Quindi sei colpevole. Bella. Questa è veramente la serata, quando la serata era siglata single, che si è convertita in social, tutti i mercoledì. Ecco, approfitto anche dello spazio pubblicitario. Dalle ore 20 in poi c'è DJ Callone, Sandrino e tutti gli eventi del convento, notte social, mercoledì. Scusate lo spazio pubblicitario, sono DJ Callone. Abbiamo fatto la marchetta. Mi fa su il pacco di mano. Anche a domenica se può conoscere, perché l'ho conosciuto a lui in domenica. Insomma, si sta portando avanti. Secondo me fra un po' vuole la busta da noi. Sì, vuole la busta. Però adesso di no. Quando le nozze? A Cuba o in Italia? Non lo so. Quando si metterà in ginocchio non si sa. Si spera. No, sempre si mette in ginocchio, però ancora no. Mamma mia, ragazzi. Senti che rimanga tra la noi. Fascia rossa, la fascia rossa. Nessuno. A microfoni spenti. Ma è pieno di soldi? No. È povero. È pieno di amore. E allora è sbagliato per solo. Non capisco. Scusa, ma tu sei arrivata qui? Sandrino, che faceva la ragioniera a Cuba. Faceva a Cuba la ragioniera. Qui no, però, capito? Quindi i conti non tornano. Non tornano i conti. Non importa, è l'amore. È l'amore. L'amore vince tutto, caro. Tutto. Bravissima. Sì. Per cui soldi no, centimetri no, solo amore. Neanche centimetri. Vabbè, qua è l'amore. Cupido veramente fa la sua strada. E quindi il terzo ospite. Il terzo ospite. Che in attesa. Che due dita di polvere. Addirittura. Scusa, Sandrino, ma puoi spolverare un attimino? Ma io solamente con il battito delle ciglia, lei ha già spolverato tutto il ramo. Mamma mia, ma è arrivato veramente uno spostamento. Non da d'urto. Hai visto cosa è successo per due colpi di ciglia a De Senzano? Sono caduti gli alberi. È stata lei. Senti, io vedo un'occasione. Apriamo spot pubblicitario. Vendo borsetta di colore verde pisello. Partire dalle prime telefonate si parte da un euro, per cui ecco. No, un euro no, dai, no. Su, a meno 10 euro insomma, secondo me ne vale anche di più. Cioè, l'ho rubata. Ah, vabbè, te ne fa solamente. Non vale nulla. Comunque, ecco, dimmi, allora andiamo a spolverare la terza. Ciao, la presento. Se volete sapere. Sono allora, Gianni. Scusa, volevo sapere le tue misure. Sono poi... Allora, per gli amici a casa... 90, 60, 90. Sì. Usti. Se sei contenta. Allora, è un misto, per gli amici che stanno a casa andiamo a descrivere la domanda. Perché DJ Gallone ha chiesto le misure? Perché in effetti qui c'è un forte damanzale. Oltre la mensola c'è un forte damanzale. Ci metterei i fiorellini io lì. Sì, vero? Un balcone così. Ecco, un balcone così non si è mai visto. Addirittura poco fa è caduto anche il monitor. Con uno spostamento. Vedi che gli ascolti sono aumentati da quando sono arrivati loro tre. Sono fantastici. Da quando sono arrivati loro tre gli ascolti sono saliti. Sandrino, vuoi dire qualcosa? Vuoi descrivere? Sandrino, non solo gli ascolti. Ma perché? Ma perché questo bicchierino in due deve sempre prendere il sopravvento dell'allusione? Ma veramente. Come ti chiami? Giannis. Ecco, cosa fai nella vita? Allora, io a Cuba ho un piccolo hotel. Quindi l'ultima che ha detto così aveva 100 stanze. 100. No, descrivi il tuo hotel, dai. Sulla spiaggia. Gli amici che vogliono venire allora a trovare. Allora, è su una cittadina di Cuba, La Habana, che si chiama Guanabo. Via? A 10 chilometri della Habana. Senti, ci dà l'indirizzo? Sul mare. Via Garibaldi? Calle, perché noi cale come a Venezia, 478, sì. Esquina, angolo, novena B. Prezzo?
30 euro a sera. A sera? Sì. Compreso di cosa? Compreso di? Solo dormire. Ah, solo dormire? Sì, like, come, sì. Si sono allineati, si sono no, allineati. Ma poi ci sono i ristorancini, vabbè, lì che mangi con 5 euro, mangi pesce, sì, ma fai poi con la canna da pesca, voglia, ecco. Divertimento, vero Sandrino? Ma guarda che là una ragosta ti costa 2 euro, sì, una coda intera da ragosta, vero, sì, vero, appena pescata. Quindi, quindi Natale, la mangi con niente. Benissimo, a Natale a Sandrino e a Ale regalo una ragosta. A ragosta per tutti. A ragosta per tutti. Facciamo su un business. Senti, dimmi Sandrino. A me ne ho visto, mi ha regalato un sigaro, giusto? Me lo ricordo ancora. Coiva. Coiva. Sì, un coiva. Coiva direttamente da L'Avana. Cioè, di Santiago de Cuba. Sì. Ah, Santiago de Cuba, perfetto. Allora, quindi praticamente abbiamo sponsorizzato l'hotel. L'hotel all'angolo, era bellissimo. Chiudo, sono fesissimo. Cosa è successo? Perché lui ha portato il sigaro. Il sigaro? Io l'ho fatto innamorare. Vabbè, allora e non è poco. Non è poco. È una fuma. Non ti preoccupare tu, però. Non... Ok, ti porterò uno anche a te. Sì. Sì. Allora, guardate che non vibri, però io... ci proiettiamo un attimo, approfitto di questo momento perché è 5 maggio 2019, è il momento da pericena, il bicchierino 2, il programma composto da DJ Callone, io sono solamente l'intermediario momentaneo, diciamo che e Sandrino. No, diciamo che sei intruso in no, intruso. Momento. Sì, ok, vabbè. Paolini della intruso. Situazione. E Paolini della situazione col birobiro. Sì. Allora, abbiamo presentato le nostre tre amiche questa sera. No, però abbiamo chiesto se è fidanzata. Ah, cavolo, no, vero. Sono single. Sei single? Cerchi? Sei in cerca? Per scelta, non sono in piazza, nel senso. No, ma cerchi? No, non cerco niente. Si deve arrivare, arriva senza cercarlo. Inutile che cerco. Perché miliardaria già, mentre più cerchi, meno trovi. Lo trova Sandrino. No, Sandrino, scusatemi, no, aspetta un attimino. Vediamo di conoscere anche noi un pochettino. Perché qua ci scappa la vacanza. Che non ci è scappa poco. La vacanza con posti assegnati sicuri. Sicuri. Quello è sicuro, eh. Allora, che colore è il tuo hotel? Ci chiedono gli amici a casa. È verde, è la, come la borsa? È pitturato di verde chiaro, molto verde acqua. Quindi ci sta bene al mare quel colore. Come la borsetta? No, più chiaro. Più chiaro della borsetta. Bene, bene. Come le palme, che c'è il giardino. Un giardino pieno di palme. Come le palme. Chi trova un amico, trova un tesoro. Io direi che siamo arrivati al. Sì, giunti al termine saluti, di questo spazio saluti. Di bicchierino in due. È volato. È volato veramente siamo tantissimo. Stati 2 ore e mezza insieme, non me ne sono neanche accorto. Tata, che sta chiamando in questo momento. È arrivata una telefonata in diretta. Sì, ma bello della diretta. Fate, allora, così Sandrino, Ale, un bel saluto in cubano. Dai. In cubano, vai. Aspetta, organizzatevi, no? Così. So, no. Fate su una, fate su una riunione. Così. Hasta luego. Guardatevi. Hasta luego, buenas noches. Un beso a todos. Bueno, hasta la prossima. Applauso. Si intende comunque molto bene. Sì, allora, scusate, siamo giunti alla fine. Non è dimmi. Stato registrato. No, è tutto registrato, tutto anche video. Ci possono seguire grazie alla diretta Facebook. Bene. Video, grazie alla regia tecnica del nostro Sandrino. Ci siamo dilungati di pochissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Mancano 3 minuti. Ciao e passiamo tutti. Alla selezione ciao musicale di Master Nick. Buona domenica a tutti da Alex Angioletti e le nostre amiche. Ciao! Grazie. La barca va.